Amici di Futura Channel, bentrovati al nuovo appuntamento settimanale, la nostra rubrica sportiva Futura Sport. Anche in questo appuntamento classifiche, risultati, interviste, vediamo allora di cosa parleremo oggi. Partiamo col calcio, il Bagheria strapazza la Pro Tonnarella e tornando alla vittoria consolida il quarto posto in classifica assieme alla Sant'Angiolese. Domenica a Santa Flavia, derby con il Villabate che staziona al penultimo posto in piena bagarre salvezza a quota 25 punti. A 180 minuti dal termine, diciamo che avete in mano il vostro destino. Beh sì, abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo, quello del terzo posto, quindi adesso la difficoltà starà nel rimanerci. Giochiamo una partita importante col Villabate, il Villabate è assetato di punti, è sempre un derby, è una partita molto attesa, c'è grande rispetto per la società cugina, ma noi l'obiettivo è quello, è dichiarato e vorremmo arrivare terzi alla fine del campionato. All'andata il Villabate vi ha battuto. Come vi aspettate questa squadra al ritorno? Ma è una squadra completamente diversa, nel senso che adesso è formata prettamente da giovani, molti dei grandi sono andati via, non c'è più la Bianca in panchina, quindi è una squadra completamente rivoluzionata. All'andata loro hanno fatto una gran partita, ci hanno praticamente impedito di giocare, noi forse la partita più brutta della mia gestione di questi due anni. E adesso io mi aspetto una partita comunque difficile e quindi cercheremo di dare il massimo. Mi pare di sentire, almeno dalle tue parole, che non è più come qualche settimana fa che si diceva vabbè siamo appagati, noi siamo una matricola, quindi ci basta questo, invece adesso ci siamo, quindi bisogna giocarsela fino alla fine. Aspettiamo il risultato della semifinale, sia dell'incontro, dello scontro diretto Ganci-Geraci di domenica, e sia della semifinale di ritorno tra Marina di Ragusa e Ganci. Se il Ganci dovesse vincere la Coppa, noi si aprirebbe la possibilità di fare i playoff. Ti ripeto, è quello che ho detto ai ragazzi, quello che dico anche qui, noi abbiamo il dovere di arrivare terzi, perché come blasone, come società, come gruppo, per quello che abbiamo fatto quest'anno, credo che sia un obiettivo che noi comunque dobbiamo averlo chiaro e dobbiamo cercare di raggiungerlo sicuramente. Lasciamo la promozione e parliamo anche noi, insomma, di calcio europeo. In settimana ci sono state queste belle partite della Roma che ha diciamo sfatato il pronostico contro il Barcellona, mentre la Juventus non c'è riuscita. Ti aspettavi queste prestazioni di queste due squadre? Sono sincero, no, però ho visto una cosa che è sicuramente importante in qualsiasi squadra: l'orgoglio e la voglia di vincere. L'ho vista nella Roma, che ha fatto una partita eccezionale da tutti i punti di vista. Battere il Barcellona 3-0 non è da tutti. Ho visto una squadra che era molto preparata, molto attenta, corta sui 20 metri, e l'ho visto ieri nella Juventus. L'unica cosa che mi permetto di criticare dal mio piccolo è: non mi sono piaciute alcune frasi, il rigore non si può dare al 93esimo, la storia non funziona così, il rigore l'arbitro c'è per giudicare, giudica bene, giudica male, può sbagliare. Dico, capisco anche l'amarezza di quello che è il più grande giocatore italiano degli ultimi 30 anni, però credo che sia andata così, è solo sfortuna. La Juventus meritava un epilogo migliore, ma abbiamo dato dimostrazione che probabilmente nelle situazioni di difficoltà in Italia riusciamo sempre a trarre il massimo. Purtroppo però l'Italia non potrà essere rappresentata ai campionati mondiali, per la prima volta dopo il 1958 non si parteciperà a questi mondiali. Vedremo dei mondiali anche in un modo diverso, insomma dovremo scegliere anche una squadra per cui tifare. Sì, vabbè, quello sicuramente, però credo che sia una bella lezione questa, una lezione per l'Italia, per il calcio italiano, e forse la maggiore industria italiana, il fatto di non qualificarsi al mondiale per il calcio.
in Italia è veramente una cosa molto, molto grave. Dobbiamo però reinventarci, dobbiamo cercare di capire quali sono le vere problematiche. Ci sono delle soluzioni che probabilmente sono alla nostra portata, sono dietro l'angolo, ma che non riusciamo a comprendere e a capire. E lì gli addetti ai lavori devono cercare di cominciare ad avere un atteggiamento diverso e probabilmente a prendere il calcio per quello che è in realtà, che è un gioco. E col gioco, che è una delle cose più serie di tutte, non so se i bambini quando giocano sono sempre molto seri, e prendendo il gioco con la serietà giusta probabilmente riusciremo ad uscire da questa situazione che sicuramente non è felice. Marco, allora un pronostico per quanto riguarda la vincitrice della Champions League e del Mondiale, secondo te? Allora, per la Champions League ti dico Roma, ma dico Roma perché è l'unica squadra che rimane. Vista affettivo. Ma no, dico da un punto di vista affettivo perché tiferò Roma, spero che non peschi nell'urna nel Real Madrid e nel Bayern Monaco, anche se il Liverpool è anche un'altra grande squadra, in questo punto non... Però magari questa vittoria col Barcellona gli può dare la consapevolezza di arrivare fino in fondo. Per quanto riguarda il Mondiale non lo so, dico io quando non... la mia seconda squadra di solito nei Mondiali da quando ero piccolino è sempre stata l'Argentina, quindi magari mi piacerebbe che il Mondiale lo vincesse l'Argentina, ma è soltanto un affetto perché mi piaceva la maglia dell'Argentina, ma soltanto questo, sinceramente non ho contezza di quello che può succedere al Mondiale. Credo che Messi e Cristiano Ronaldo possano avere comunque sempre un ruolo molto importante all'interno di questo Mondiale. Noi invece tiferemmo per una squadra africana. Nel calcio 5 sempre il Bagheria, Città delle Ville, dopo la sconfitta in Coppa di Molfetta, sta chiudendo il campionato con risultati negativi. La scorsa settimana è stata sconfitta in casa dall'Agragas Futsal, che consolida il terzo posto proprio dietro gli uomini di Mister Tripoli, che chiuderanno il campionato contro la Mabonat, squadra prima in classifica e già matematicamente promossa in Serie B. Nel basket è stata una domenica di fortissime palpitazioni per la Eagles Basket di coach Flavio Priulla, che si è aggiudicata gara 1 delle semifinali di playoff di Serie C di pallacanestro contro la Nova Virtus Ragusa per 72-68, un match all'insegna dell'equilibrio deciso proprio nei minuti finali da una maggior freschezza e lucidità da parte dei padroni di casa del Pala dalla Chiesa. 28 i punti per Marco Vrankovic, assoluto dominatore per la Eagles, ha fatto molto bene tra le file ragusane Licitra con 15 insieme al veterano Sorrentino con 10 punti, che però non sono bastati alla squadra di coach Di Gregorio. Domenica 15 aprile, gara 2 a Ragusa alle 20:30 al Pala Padua, che potrebbe già essere decisiva, perché se dovesse naturalmente vincere la Eagles Basket Palermo, chiuderebbe la serie andando in finale staccando il biglietto per le fasi nazionali di Serie B. Ed è tutto anche per questo appuntamento con Futura Sport. Noi vi ricordiamo che è possibile seguire tutti gli aggiornamenti non solo sullo sport ma anche su cronaca e attualità al sito www.futurachannel.it. Futura Sport torna come sempre venerdì prossimo. Arrivederci.